Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Poi ho molto molto parlato con Giuseppe, con Valerio quando è arrivato. Sono cominciate le polemiche. E quello di solito porta sempre, sempre bene vita ai film, quando si comincia un po' a litigare così, a litigare poi nel senso, vabbè dai, dimmi. Spieghiamo, no? Che dici, litighiamo, poi è arrivato un matto, è arrivato un matto. No, 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 spiega però, sembra che abbiamo litigato io e te. No, abbiamo litigato mai io e te. Guarda che ti fa, no, no. Mi spaventa. No, scherza, è vero. È una cosa preparata questa. No, vedi che Valerio è arrivato in un secondo momento e quindi, come essendo il protagonista del film, si sta così bene. Grazie, perché così mi mettete proprio davanti a una bella strada di carriera, di quelle luminose. Prendiamo lui. Chiaramente affettuoso. No, queste cose così. No, dopo tanto un giorno dirò la verità, un giorno. Ma diciamo che quando sono arrivato io c'era la sceneggiatura, ecco perché abbiamo cominciato a discuterla. Cioè quando voi vedevate la sceneggiatura non c'era, ma tu avevi accettato, lui la finisce, aveva già montato cose. Poi sono arrivato io, c'era il copione, ne abbiamo abbiamo lavorato sul copione 3 mesi, no? Ricordi? Sì, ecco, 3 mesi dove ognuno ha portato come al solito, ed è un lavoro che a me personalmente piace fare. Piaceva, dopo questa esperienza voglio arrivare col copione fatto. Adesso l'ho istigato, adesso. No, perché non vorrei che si pensasse questo. No, abbiamo discusso molto di questo film. Abbiamo discusso molto di questo film. E ne continuiamo a discutere. E anche voi spero. Però in termini, secondo me, no, a parte gli scherzi, insomma, molto utili. Insomma, sia professionalmente che... Sì, ma tu l'hai presa larga, poi sembrava veramente che io ero arrivato. Allora qui non mi va bene, se cose così, non è andata così. Perché secondo me, poi non parlo più, questo film, questo personaggio, parlo del mio, è un'occasione per poter dire molte cose che personalmente non penso non vadano bene in questo paese, secondo me. Ecco, ora ve la butto lì, poi per tutto quanto il resto è un bel film che è elegante, perché comunque Giuseppe è un regista elegante, e recitato in grandissima, non è l'aggettivo, però insomma io per quanto riguarda il mio personaggio, no, parlo di questo che è meglio, la persona che interpreta, non è il personaggio, ha delle sfumature che a me fanno pensare tanto a tantissime cose. Poi ne continuiamo a parlare noi sempre, ogni volta, e questo oggi comincia ufficialmente la promozione del film e ci sarà sempre occasione per parlarne di fronte a giornalisti, pubblico, eccetera. Sì. La stampa è dopo, no? È dopo. Ah, qui non siete il pubblico della scuola, quella del liceo. No, beh, Giuseppe, se puoi essere un po' più diplomatico di me, magari. Ma io credo che Valerio abbia fatto un gran lavoro su questo personaggio. E va bene, questo perché... ce ne siamo accorti tutti. Perché in realtà il personaggio che Federica abbiamo cercato di scrivere era. È un personaggio abbastanza anomalo, nel senso che è uno che ha delle ambizioni, però sembra che volerle fuggire. Dichiara di prendersela col mondo letterario, oppure con le richieste del suo editore agente che tira degli esposti, e nello stesso tempo le asseconda. Si innamora di questo personaggio centrale che sconvolge la sua vita, però allo stesso tempo non riesce, come dice il personaggio interpretato da Jacopo Domenicucci, a fermarla come nella canzone di Richard Antonin, e penso che esprima metaforicamente alcune cose che riguardano coloro che si occupano di produzione culturale, artistica in questo paese, e nello stesso tempo esprime anche un
un valore a questo personaggio che non è quello di, ovviamente per come l'abbiamo pensato noi, di metterlo in un posto e classificarlo nella corrispondenza tra carattere e azione. Il personaggio quasi mai fa, è compatibile con gli aspetti del suo carattere, è sfuggente, no? Non riesce ad avere una presa sulla realtà, non riesce a vivere la vita, ed è la cosa che in comune ha col personaggio di Giulia. Giulia e Guido sono affacciati alla vita, però non vivono, non vivono in questo fiume, sono un po' anch'essi un po' delle solitudini, però non sono delle solitudini legate a dei particolari difetti fisici o delle particolari negatività del carattere di lui. Lei forse sì, lei è legata proprio alla scelta, a qualcosa che non la mette sulla soglia della vita come il caso di Guido, ma la mette con la vita alle spalle, dove non può tornare indietro. Per questo io sono particolarmente felice di come è stato definito e raccontato questo personaggio, no? E penso che sia assolutamente anche nuovo rispetto ai racconti, alle confezioni che si fanno nella cinematografia che conosciamo. C'è una componente altrettanto importante, che è quella di un personaggio che attraverso i suoi racconti, che sono racconti che rifiutano un po' la realtà, capiamo anche dai suoi racconti che è un personaggio che in cerca di una malia, di essere trascinato da qualcosa, così come una malia la ragazza degli ombrelli, una malia è un incantamento, anche la scena che fa Antonia Liscova, tra l'altro bellissima, la scena della lap dance, perché Antonia poi si è preparata tantissimo tempo, e io ho dovuto anche tagliarla, mi dispiace, ma ci sarà una versione completa, e lei non sarà molto contenta, ma una versione completa della scena della lap dance che è molto bella. Insomma, ci sono tante cose, devo dire, il film è stato faticoso per tanti motivi, proprio perché io credo che ho fatto questo film con lo stesso spirito che Guido dice di usare quando scrivo il libro. La domanda del giornalista che dice cosa pensa uno scrittore quando scrive un libro, Guido risponde: penso ai personaggi, penso alla storia, e poi mentre lo scrivo cerco di capire che libro sto scrivendo. Quindi è stato una specie di corpo a corpo col film, quotidiano, continuo, nel rapporto con gli attori, sempre il tentativo di scoprire e trovare qualcosa di rendere necessario questo film e di non renderlo prevedibile, di non renderlo attendibile. In questo devo dire ho avuto una grande mano da parte dei miei produttori, ovviamente di chi ha collaborato con me in tutti gli aspetti del lavoro, e devo dire anche un grazie alla 01 che insomma ha ripagato un film che non è un film assolutamente leggero in questi tempi in cui voi sapete che tipo di film vanno nel mercato, insomma con una distribuzione abbastanza importante, 200 copie, 180 copie, non sono poche per un film così, spero che dopo oggi, dopo questi incontri possano crescere, anche grazie al consenso di chi vedrà il film, lo spero davvero. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à...